Grazie del prezioso lavoro. Mi introduco dicendo che abbiamo riscontrato questo problema dei finanziamenti alle persone individuali anche da parte nel nostro tavolo in una discussione sulla sostenibilità delle istituzioni, anche da parte delle fondazioni bancarie. Spesso anche i fondi erogati dalle fondazioni bancarie sono vincolati alla costituzione di associazioni. Il nostro tavolo, dal titolo La cosa pubblica, diritto e necessità, quali prospettive per le istituzioni artistiche, ha visto come coordinatori, oltre a me, Lorenzo Balbi, Federica Patti e Silvia Simoncelli, e si è sviluppato in tre sessioni di lavoro che hanno visto circa una sessantina di interventi. Purtroppo non riesco a riferirvi tutti i nomi, ma sono tutti nel blog, così come le registrazioni degli incontri che sono avvenuti. Abbiamo lavorato a un documento di appunto restituzione che sarà poi fruibile sempre attraverso il blog, come una restituzione anche per iscritto, raccogliendo le testimonianze, non solo appunto i video, di tutti i partecipanti alle discussioni. Quindi artisti, rappresentanti di musei, fondazioni ed enti no profit sono stati chiamati a confrontarsi trasversalmente per discutere le strategie e i programmi futuri e delineare proposte per finanziamenti e modelli di sostenibilità applicabili, attivando un confronto con esperienze internazionali nell'ottica di un cambiamento radicale di prospettiva che riconosca la ricerca artistica e le istituzioni che la promuovono come un bene comune. I lavori del tavolo si sono appunto svolti durante queste tre giornate e sono partite dalla considerazione che stiamo vivendo, come abbiamo detto, una crisi strutturale che può essere anche colta come un'occasione per ripensare le proprie funzioni. Abbiamo fatto girare, sta ancora girando attraverso anche i canali di AMACI del Comitato delle Fondazioni di Arte Contemporanea, un questionario che ci rende possibile raccogliere anche più voci e testimonianze da parte di istituzioni a cui appunto abbiamo chiesto come stanno riformulando le proprie attività dopo questo periodo di lockdown. E dalle prime risposte il quadro che emerge non è molto rassicurante e pare evidente che gli effetti della crisi si prolungheranno. Voglio riportare una testimonianza raccolta in forma anonima in questo questionario che dice: attendiamo di capire se i finanziamenti pubblici specifici per i progetti saltati saranno confermati. Se saranno prorogati quelli che scadevano nel 2020, speriamo che qualcuno decida di farlo. I finanziamenti di privati, istituzione pubblica straniere per la breve mostra di giugno che abbiamo dovuto invece rimborsare e auspichiamo un fondo speciale per tutto questo, molti di noi soccomberanno. E con questa visione abbastanza negativa passo la parola a Lorenzo Balbi che ci restituisce alcune delle proposte emerse dalla prima sessione di lavoro del tavolo 3. Grazie a Anna Daneri, grazie anche a Silvia Simoncelli e Federica Patti, a tutti coloro che hanno partecipato a queste tre sessioni del tavolo 3. Io ho raccolto i 2 minuti che ho a disposizione, volevo solo citare e toccare sette proposte che sono emerse nella discussione, che prende appunto piede da quanto diceva prima Anna Daneri, quindi dalla situazione che le istituzioni non solo pubbliche hanno denotato, soprattutto nella prima sessione del nostro tavolo, in particolare come linee di azione, e poi ovviamente tutte queste linee di azione programmatiche saranno riassunte nel documento finale che stiamo preparando del tavolo e sarà pubblicato. Ovviamente la prima azione è un'azione che riguarda agevolazioni sull'IVA e sulla effettiva difficoltà di affrontare per le istituzioni un'IVA al 22% su qualsiasi operazione che svolgono. In particolare si parlava nei tavoli di sensibilizzazione sulla detassazione per le imprese culturali e soprattutto su anche imposte locali o imposte regionali come l'occupazione di suolo pubblico, le affissioni che le istituzioni si trovano a pagare come qualsiasi privato. Secondo punto,
è emerso dalla discussione la possibilità di richiedere una garanzia di Stato sulle collezioni in particolar modo, in modo che per le istituzioni ci sia un abbattimento dei costi per le assicurazioni che nel caso di patrimoni con grandissimi valori assicurativi diventa una delle spese più importanti che le istituzioni si trovano ad affrontare, che sarebbero abbattute da una garanzia di Stato come avviene in altri ambiti. Terzo punto, che è un punto che è stato colto anche in diversi appelli, ad esempio quello del Comitato delle Fondazioni Private, l'estensione dell'Art Bonus al comparto del contemporaneo e a progettualità artistiche. Su questo ci sono delle condivisioni anche su quello che è emerso e che stavo ascoltando dalla discussione del tavolo 2 sull'Italian Council, quindi non solo su restauri o sull'antico, ma la possibilità di estendere l'art bonus a progetti artistici. Quarto punto, il definitivo riconoscimento e una semplificazione normativa sul definitivo riconoscimento dei musei come enti formativi, percorso non sempre facile, non sempre scontato, in alcuni casi impossibili per alcune istituzioni che fanno riferimento a dati enti locali. Ovviamente questo tipo di riconoscimento, oltre che simbolico e formale, di un'attività che tutti i musei svolgono, permetterebbe alle istituzioni l'accesso a bandi dedicati, la possibilità di erogare crediti formativi e la detassazione sui materiali didattici che invece si trovano a pagare come qualsiasi altro materiale con l'IVA, eccetera. Quinto punto, esenzione SIAE per la divulgazione e valorizzazione dei patrimoni dei musei. Anche in questo caso ci si trova spesso, non ovviamente per scopi di lucro, ma per valorizzare, divulgare i patrimoni dei musei, a dover pagare SIAE per opere che sono del patrimonio pubblico, del patrimonio di tutti. Si pensa di chiedere una esenzione. Sesto punto, agevolazioni fiscali e semplificazione e sburocratizzazione per acquisizioni, produzioni e restauri. In questo caso, di nuovo, facendo fronte comune, molti di questi temi emergono anche dalle discussioni, dai tavoli con AMACI e le associazioni delle varie istituzioni pubbliche e private in Italia. Settimo e ultimo punto, l'abbattimento definitivo delle fee per i prestiti, soprattutto tra istituzioni pubbliche in Italia, una prassi che purtroppo non è ancora passata come normativa e che spesso aumenta notevolmente i costi di realizzazione di mostre e di circolazione delle opere tra le istituzioni. C'è un ottavo punto, ma non lo cito perché c'è stato un tavolo dedicato, che è quella dell'estensione dell'Italian Council, di cui avete appena sentito parlare. Troverete poi gli approfondimenti su ogni singolo punto all'interno del documento che stiamo redigendo di restituzione del tavolo 3. E passo adesso la parola a Silvia Simoncelli, giusto? No, scusate, prima Federica Patti, scusate. Anche se effettivamente ci sarà poi un ritorno verso quello che riporterà Silvia ad un'operatività, insomma ad una propositività legata insomma, a delle proposte più restaurative in senso economico, organizzativo. E il secondo focus invece promosso all'interno del tavolo 3 ha voluto in un certo senso focalizzarsi su quelle che invece potrebbero essere delle occasioni e dei nuovi strumenti a disposizione delle istituzioni pubbliche e dei musei per quanto riguarda la riformulazione, la riproposizione di un programma di contenuti, quindi anche, ma non solo, alla luce dell'emergenza che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. E quindi il focus del secondo appuntamento è ruotato intorno alla proposta di considerare soprattutto le pratiche di comunità e di attivazione dello spazio pubblico parallelamente ai linguaggi e agli strumenti multimediali digitali, quali possibilità, appunto, quali approcci utili e appropriati per rinnovare qualitativamente soprattutto le azioni da attuare nella riprogettazione dei programmi e delle attività. Ovviamente partendo da una constatazione che le restrizioni legate a quello che è stato giustamente riformulato come physical distancing,
oltre che a social distancing, hanno riaffermato un'esigenza peculiare che è quella della relazione e della condivisione dello spazio pubblico soprattutto. E questa condivisione, questa relazione sicuramente ha potuto continuare e può continuare a usufruire della dimensione digitale, della dimensione virtuale come strumento utile, soprattutto di comunicazione. E appunto di condivisione e di diffusione, ma può essere tale, può avvenire solamente in stretta relazione con lo spazio reale e in dialogo con il contesto sociale. E quindi, innanzitutto, all'interno del tavolo è emersa l'urgenza di sviluppare appunto un approccio critico alle continue mutazioni che abbiamo fronteggiato, che stiamo fronteggiando, sia a livello sociale, nello scenario sociale, e sia da un punto di vista appunto neomediale e tecnologico. Però appunto questo approccio critico vuole essere finalizzato soprattutto a sostenere una narrazione plurale e inclusiva, e quindi a sottolineare le peculiarità e le possibilità di questi ambiti. Appunto, si è detto che serve un'attenzione site and community specific, che questi ambiti appunto possono rappresentare, soprattutto in relazione alle peculiarità dei luoghi cui le istituzioni sono connessi, alle comunità con cui ci si vuole appunto connettere rivolgere, e anche e soprattutto rispetto agli strumenti che si scelgono di utilizzare. Inoltre in generale si è indicato come obiettivo per i contenuti e per le programmazioni delle istituzioni museali, delle istituzioni d'arte in generale, quello di rendere appunto il luogo e la realtà culturale simile, diciamo, a un osservatorio attivo del presente, una sorta di incubatore di ricerche e di visioni del futuro. Quindi un laboratorio di comunità, centro di sperimentazione artistica e aggregazione sia fisica che sociale e virtuale, di nuovo, è guidato da artisti e operatori, ma connesso con ricercatori ed esperti, per favorire appunto quella che veniva anche già citata all'interno di altre ricerche, di altri tavoli, appunto per favorire quella che può essere una lettura transdisciplinare, una connessione transdisciplinare, quindi non solo di settore, e soprattutto per agevolare e per supportare la fruizione e l'abitazione dello spazio pubblico da parte del pubblico stesso, dell'audience. Quindi uno spazio, un luogo, una realtà culturale, quella museale, quella degli spazi d'arte, che può essere descritto e caratterizzato dalla libertà critica di espressione, dalla sperimentazione e che può essere anche dimora, in un certo senso, della riformulazione, della nuova immaginazione e di una nuova ritualità nella gestione degli spazi e nella gestione delle relazioni. Venendo ai punti che sono stati formulati e proposti dagli ospiti e dagli interventi che appunto abbiamo avuto modo di diffondere, che ritroverete anche all'interno del blog in maniera puntuale e più approfondita, vado a leggere appunto in maniera molto rapida alcuni punti, soprattutto in opposizione a quello che è stato riscontrato come una sorta di rinnovato accentramento delle risorse e degli strumenti. Invece si propone, al contrario, di innanzitutto attingere alla ricchezza artistica e professionale disponibile in questi ambiti che abbiamo elencato, quindi quello delle pratiche comunitarie e delle linguaggi multimediali, per costruire queste future programmazioni e per costruire dei networks incentrati soprattutto su attività educative, ludiche, inclusive e per un pubblico di tutte le età. Promuovere e sostenere la ricerca artistica contemporanea e la sperimentazione di linguaggi innovativi, attivando parallelamente nuovi strumenti di valorizzazione del patrimonio storico e dell'identità culturale, quindi anche un doppio ruolo del museo e degli spazi d'arte contemporanea, quindi quello di rilettura del passato e del patrimonio in funzione però di una costruzione sperimentale di possibilità future. Implementare la porosità delle realtà culturali, quindi ripensare a tutti gli aspetti delle strategie di condivisione, creare collegamenti e legami reali e virtuali tra persone in quanto comunità, per restituire fiducia al ruolo sociale dell'istituzione.
uscire dalla logica della catena di eventi è già stata proposta, è già stata sottolineata questa urgenza, per produrre invece progetti a lungo termine, sostenere delle ricerche e le pratiche artistiche piuttosto che la produzione di singoli oggetti o di singoli eventi, appunto. Tessere connessioni nuovamente con università e istituti di ricerca per aprire le riflessioni intorno a temi sociali, ambientali e oltre, secondo il libero linguaggio artistico. Inoltre è stata sottolineata una centralità dell'esperienza da offrire al visitatore e al fruitore. Piuttosto che scegliere fra analogico e digitale, pensare a costruire trame e interrelazioni tra le due dimensioni per offrire esperienze autentiche ed emozionanti che sappiano accompagnare lo spettatore in un modo unico, creativo e attivo. Quindi pensare a una narrazione. Piuttosto che alla produzione di singoli oggetti o esperienze, diciamo di entertainment. In particolare, in risposta a quella che è stata sottolineata ed è stata centrale all'interno del dibattito come uno dei punti più controversi del nuovo decreto rilancio nella parte appunto dedicata all'arte contemporanea, che è la proposta di sostenere una piattaforma per la proposta, appunto, la diffusione di contenuti artistici e di spettacoli a pagamento, proposta che rimane molto vaga nella sua definizione di caratteristiche, di funzionalità, di sviluppo e quant'altro, quindi è molto controverso come punto. E è stato risposto appunto invece di dedicare le risorse per sostenere percorsi di alfabetismo multimediale, quindi di educazione digitale. E si sottolinea infatti che il digital divide è ancora molto presente nel nostro paese e è necessario invece favorire la comprensione delle radici profonde della trasformazione digitale e degli scenari artistici e culturali che intorno adesso ruotano per riuscire ad operare meglio negli anni a venire. Quindi si auspica la condivisione poi fra istituzioni di percorsi e di competenze specifiche e per la creazione di un network di collaborazione in questo senso, anziché appunto l'accentramento in un unico e solo strumento operativo. E quindi in generale costruire e sostenere specifici percorsi di ricerca, produzione e presentazione dei contenuti, sia appunto dedicati alla comunità che alla multimedialità, appunto nella logica di supporto del lavoro degli artisti e della ricerca degli artisti e della centralità del pubblico e della comunità a cui ci si Chiedo rivolge. scusa Federica, stiamo andando fuori tempo. Ho finito, prego, prego. Passo la parola a Silvia Simoncelli. Ecco, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per gli interventi che mi hanno preceduto, grazie ai co-coordinatori di questo tavolo. Sarò molto rapida, visto che appunto abbiamo usato già buona parte del tempo a nostra disposizione, ma ci tenevo particolarmente a ringraziare, insieme ad Anna, Lorenzo e Federica, i quasi 60 partecipanti alle tre sessioni di questo tavolo, che ci hanno dato la possibilità di andare veramente fare una discussione molto ampia sui temi che ci eravamo proposti di analizzare. La terza parte di questo tavolo si è occupata di possibili forme di sovvenzione, di tassazione, i modelli di sostenibilità per la ripartenza e per il futuro, oltre alle logiche del mercato. E vorrei aprire questa sessione in cui appunto brevemente vi elencherò le proposte che sono emerse da questo tavolo, con un'idea che è stata portata al tavolo da Cristian Marazzi, e cioè quella della necessità in questo momento così specifico di immaginare per il nostro paese un New Deal, che sia però un New Deal culturale, laddove l'investimento nell'immateriale, l'investimento nel culturale siano centrali e che includa però anche misure di sostegno al reddito degli operatori di questo settore. È dunque di primaria importanza in questo momento considerare l'arte contemporanea come un settore strategico all'interno della governance culturale italiana.
attuare misure di sostegno alle istituzioni che come conseguenza della crisi sanitaria vedono ridursi il gettito con il quale finanziavano il settore culturale, i comuni in primis. Realizzare un sistema di autentico mecenatismo per il rilancio del mondo e del mercato dell'arte italiana, grazie soprattutto all'estensione dell'Art Bonus, anche per la donazione delle opere d'arte e a favore del no profit impegnato nella produzione di opere e mostre d'arte contemporanea. In particolare per i musei, non riprendo, ma ecco, ci sono tutta una serie di iniziative che dovrebbero essere intraprese e che ha già presentato con puntualità Lorenzo Balbi prima di me. Vorrei però aggiungere che è importante, che è emerso appunto anche dalle nostre discussioni, che vengano dedicate maggiori risorse a sostegno della ricerca e della produzione degli artisti operanti in Italia, anche applicando una fee per la loro partecipazione nei progetti quando questi si svolgano in contesti museali e anche in altri contesti, anche in altri contesti come quelli di fondazioni e di spazi no profit. In questo momento però è particolarmente urgente individuare specifiche misure di sostegno alla liquidità delle imprese culturali, che sono tutte messe alle strette dagli esiti di questi 3 mesi di lockdown. Imprese culturali che devono essere considerate indipendentemente dalla loro forma giuridica, siano esse fondazioni, associazioni o altro. È urgente anche estendere e semplificare forme di detraibilità, scusate, e deducibilità a incentivo degli investimenti culturali sia per i privati che per le imprese. E inoltre, da un punto di vista più ampio, sistemico, è importante valorizzare lo strumento dei bandi, spingere anche in Europa perché il sistema dei bandi venga implementato e creare in generale una cultura del fundraising continuativo delle istituzioni, sostenendo anche modelli di mecenatismo diffuso, come per esempio il crowdfunding, a cui lo Stato può affiancarsi come cofinanziatore, come avviene per esempio per il Matched Crowdfunding for the Arts and Heritage Sector in Gran Bretagna. Questi sono i punti appunto emersi dall'ultima parte della discussione del tavolo. Al tavolo hanno partecipato specialisti, curatori, direttori di museo, anche artisti. Ecco, noi vorremmo concludere questa nostra presentazione passando proprio la parola a una degli artisti che ci ha accompagnato in queste discussioni e che è stata Marinella Senatore. Grazie. Potete sentirmi? Sì, ti sentiamo Marinella. Buongiorno a tutti. Dunque, io ho dato il mio contributo parlando anche di esperienze virtuose e portando a modello la Casa Encendida di Madrid per tutta una serie di attivazioni di workshop che tra l'altro possono costituire introiti per, rimanendo realistici, per le istituzioni, workshop che siano veramente ad ampio raggio e che quindi possano costituire forme di interesse e di inclusione e partecipazione dei membri della comunità. Ho evidenziato anche, a parte tutte le cose che abbiamo detto sull'IVA eccetera, ho evidenziato anche una necessità di ragionare sull'intermittenza degli artisti come categoria di lavoratori che ovviamente va da sé, ancora non riconosciuti, la presenza degli scienziati sociali all'interno del lavoro delle istituzioni, quindi una connessione con il mondo accademico che io sto ritrovando anche a titolo personale molto, molto virtuosa, e riconsiderare l'istituzione pubblica non solo come patrimonio, che è ovviamente importantissimo, ma consentire a questo patrimonio di essere attivatore di esperienze altre. In particolare sottolineavo l'interesse che potrebbe avere l'utilizzazione del patrimonio immenso e delle nostre istituzioni per creare delle liaison e dei progetti che possano coinvolgere istituzioni all'estero. Incentivavo o mi auspicavo di poter che le istituzioni potessero incentivare acquisizioni di opere di artisti italiani ed essere più radicati nel territorio. Questo significa a fare molto praticamente, io proponevo almeno un progetto di lungo termine su istanze della contemporaneità che possono andare dalla ecologia all'alimentazione, alla lettura, alla scrittura collettiva, tutte pratiche molto virtuose che ho visto fare all'estero,
e un progetto, almeno una tantum, che sia di grande respiro partecipativo. Suggerivo in una chiave coerente, pratica, di fattibilità, di considerare di avere delle figure o almeno una figura all'interno del dipartimento curatoriale che sia espressamente devota alla liaison con la community e che quindi sgravi anche i dipartimenti didattici i dipartimenti possano fare il loro lavoro appunto con la didattica, ma a livello curatoriale inserire questo tipo di figura che è presente in tante istituzioni e che effettivamente funziona molto bene. Nel mio scritto ho anche evidenziato come molte volte manchino, anzi credo quasi sempre, manchino traduttori per i sordi e per i non vedenti, la mancanza dei soft subtitle del materiale multimediale e audiovisivo che non tiene minimamente conto di questo tipo di pubblico e le lingue. Radicarsi nel territorio è anche importante per capire tutte le multiculturalità del territorio e vederle rappresentate nell'istituzione. Sentirsi chiamati nella propria lingua è assolutamente molto diverso. Credo di aver terminato, sì. Grazie Marinella. Aggiungo per ultimo un'idea che è uscita dal tavolo, che è quella di delineare su modello di come è avvenuto in Spagna un modello di buone pratiche da condividere tra i vari attori di questo sistema. Grazie. Tocca a me moderare il minuto rimanente per gli interventi dal pubblico, ma ci prenderemo 5 minuti, ma non di più. C'era pregresso dal tavolo 2 Alessandro Zecchini, se non mi sbaglio. Questo non c'è più. Alessandro Zecchini aveva chiesto che ruolo avranno le mostre all'interno degli spazi museali. Esatto. Facciamo riferimento alle mostre blockbuster, forse per Lorenzo. Beh, 30 secondi, non ce l'ho la risposta e non è venuta neanche fuori dal tavolo. Sicuramente quello che è emerso dalle discussioni che abbiamo fatto è che questa emergenza sanitaria non ha fatto altro che accelerare un processo di ridiscussione dei possibili output dell'azione dei musei, quindi il paradigma che un'azione di un museo si possa, diciamo, emerga semplicemente e sempre e solo dalle mostre messa ancora più in discussione in questo momento, così come in uno schema valoriale di quello che succede viene messo in discussione e forse stravolta definitivamente il paradigma per cui l'azione di un museo, lo successo di una mostra, la profondità della riflessione di una mostra si possa sempre e solo valutare dal numero di biglietti staccati, di visitatori che sono accorsi. E quello che è emerso nei tavoli è anche che una discussione sul ruolo dei musei e sulle loro azioni è vitale. Si è parlato di tanti casi, io cito quello più vicino a me, come ad esempio il nuovo forno del pane, comunque un utilizzo a Bologna, comunque un utilizzo degli spazi museali, appunto non solo in una dinamica espositiva, ma anche più di produzione artistica. Grazie Lorenzo. C'era poi segnato un intervento di Luca Rossi. Se qualcuno lo trova nella griglia e può aprire il suo microfono, per piacere. Fatto. No, niente, non si... Non si... Io lo sto cercando di mutare. Sì, eccolo. Sono qui, sono qua. Eccolo, eccolo. Buonasera a tutti. Ci tenevo a intervenire focalizzando su un aspetto che secondo me non è venuto fuori in modo sufficiente e di cui io avevo parlato nel mio tavolo, ma evidentemente tra le tante questioni è semmai difficile parlare di tutto. Ossia la possibilità di trovare nuove pratiche fuori dalle dinamiche tradizionali, classiche dei musei, che permettono un sostegno economico degli artisti e quindi anche una loro indipendenza.
perché l'assistenzialismo, comunque chiedere allo Stato, come avviene in Europa, certo, può creare dei grossi problemi. Quindi l'Italia, avendo questa situazione, diciamo, precaria, può agire da late commerce, cioè arrivando più tardi, può evitare gli errori che hanno fatto gli altri. Quindi può trovare, ma questo c'è già fuori dai musei, ci sono esempi eclatanti, delle pratiche virtuose in cui gli artisti, i curatori possono autosostenersi economicamente. È chiaro che il problema è formativo, ossia bisogna nelle accademie, nelle scuole, sviluppare e far conoscere queste pratiche. Tutto qua. Grazie Luca. Grazie. C'è qualcuno del tavolo che vuole rispondere succintamente all'osservazione? Che mi sembra, insomma, sia una proposta, un'indicazione di metodo più che una domanda. Ovviamente sono temi decisamente condivisibili, per cui non so se... Non era una domanda, era un ampliamento. No, infatti. Quindi... Leggo anche l'osservazione di Emma. Credo sia importante chiedere maggiore rigore circa le figure professionali, come darle torto, che lavorano nei musei, soprattutto quelle apicali. Assistiamo quotidianamente a nomine non idonee, più politiche che professionali, incarichi troppo brevi e non accompagnati da una reale possibilità di autonomia scientifica. C'erano poi altre, non so se Emma vuole aggiungere qualcosa, mi sembrava anche questa una possibile, giusto un commento. Altri commenti erano arrivati da Alessandra Pioselli a proposito della cura, da Carola Spadoni, Virginia Zanetti, ma non so, mi dite dal webmaster se abbiamo tempo per almeno un altro intervento? Forse Carola voleva intervenire perché poi non può rimanere. Carola Spadoni, allora sentiamo Carola, chi la trova sulla griglia? La disamutualità io. Ok, chiaro. Carola, prego. Salve, buonasera. Volevo, sto cercando, vabbè, stavo ricercando quello che avevo scritto, che l'avevo formulato un po' meglio. Niente, io sottolineo ancora la necessità di cominciare da noi, estendo il noi da voi a tutti quanti e da noi qua fuori a voi, che il forum si prenda in carico di remunerare tutti quelli che partecipano ogni volta, che questa presa in carico cominci dal comitato i cui membri fanno parte di istituzioni economicamente salutari, che possono chiedere alle loro istituzioni di stanziare dai 2 ai 4 mila euro ogni volta, cioè una volta all'anno o una volta ogni due anni quando avviene il forum, che insieme facciano quindi sui 15, 20 mila, 25 mila euro, in modo da remunerare tutta questa consulenza di fatto pubblica e ministeriale. Quello che state facendo è un lavoro di consulenza che normalmente a tutti i livelli viene pagato, viene remunerato, e nel caso in cui si debba viaggiare, ci si debba incontrare fisicamente, che siano previste spese di viaggio. Non per nulla, ma se non cominciamo da qui, da noi, dal nostro plurale personale e politico, è difficile, secondo me, poi rendersi, cioè aspettarsi il rispetto dovuto. Ecco, mettiamola così, non è proprio la formula che migliore, però insomma. Carola, ti ho nel cuore, ecco, ti rispondo io in quanto membro del board da 5 anni. Sono entrato nel board il giorno della chiusura del primo forum di Prato, e un'esperienza di grande crescita, di grande confronto con tante professionalità. E sì, c'è da dire che il forum agisce motu proprio, quindi anche se poi gli esiti, come dici tu correttamente, scusami. Un'ultima cosa, molto probabilmente questi 2, 3, 4 mila euro si potrebbero detrarre facilissimamente dalle tasse attraverso anche l'art bonus, quindi voglio dire, sarebbero proprio write off like guarda, ti ringrazio anche perché nelle tue parole c'è molta stima per il lavoro fatto da tutte noi, da tutti noi in questi anni, però ecco, vorrei sottolineare che
Il forum è nato a Prato e poi si è mantenuto in seno al Museo Pecci e si è mantenuto su base volontaria e senza mai essere, come dire, avere un rapporto di contrattualità con enti ministeriali o altri enti governativi, collaborando con alcune istituzioni che nel caso di Bologna, ma anche nelle altre edizioni del forum, hanno in qualche modo sostenuto finanziariamente la fattibilità, non certo gli stipendi nostri, ma io sono sicuro che quello che tu hai esposto adesso sia sacrosanto e che forse dovrebbe venire dall'insieme dei musei, non lo so, dalla MACI o forse dal Ministero, no? Un riconoscimento istituzionale a questo lavoro, un lavoro intellettuale, e tutti quelli che hanno lavorato con me in questi mesi possono dire che ha assorbito moltissimo del nostro tempo e delle nostre energie. Io temo che dobbiamo chiudere qui questo dibattito per non accumulare ritardo. Mi scuso con Virginia Zanetti, Alessandra Pioselli e gli altri, le altre a cui non do la parola, e andiamo avanti con il tavolo 4. Prendo un attimo la parola prima di continuare i lavori sul tavolo 4. Avevamo un altro paio di interventi dalle piazze italiane. Abbiamo con noi qui per Emergenza Spettacolo Liguria Elena Dragonetti. Le do velocemente la parola. Elena. Elena, mi senti? Ci senti? Sì, mi sentite? Sì. Ah, ok. Eccoci, scusate, qui noi siamo in piazza in questo momento e stiamo organizzando, come vedete. Ora stiamo srotolando, aprendo cartelli, striscioni, quindi non so se mi sentite. Bene. Sì, sì, ti sentiamo, vai. Mi sentite? Sì, sì, vai, ti sentiamo bene, vai. Ok. Vi racconto un po' quello che sta accadendo qui? Ok, allora, noi qui, come voi immagino, insomma, sappiate, oggi scendiamo in tutte le città d'Italia e il coordinamento di Genova è nato una decina di giorni fa per essere operativi anche su Genova. Trasversale, che conosci franze varie, grafi, danzatori, musicisti. E scusate, c'è forse un problema di suono, Elena, credo che ci sia forse un problema di connessione. Il nostro, se riuscite per favore a spegnere tutto il video, così espressamente sì, per piacere, tutti coloro che non stanno parlando possono spegnere i loro schermi. Veneziano, Giusy Caroppo, Franco Marra, Ginevra Bria, grazie. Riproviamo un attimino, Elena, se sì, adesso abbiamo sì. Spento tutti i video, forse ce la facciamo. Ok, mi sentite voi? Adesso ti sentiamo. Perfetto, perfetto. E, allora, dicevo, le richieste sono quelle di un reddito di continuità che accompagni tutto i lavoratori, le lavoratrici, quindi tutto il comparto all'apertura reale del settore, perché l'apertura annunciata del 15 giugno dei teatri è un'apertura di fatto fittizia, perché solo
pochissime realtà riusciranno a riaprire, a ripartire, a mettere in produzione degli eventi. E sono le realtà finanziate dal FUS, finanziate pubblicamente, e invece la maggior parte delle realtà, soprattutto quelle medio e piccole, quelle, non, quelle extra FUS, resteranno nell'impossibilità di ripartire, per cui solo una percentuale molto ridotta dei lavoratori riuscirà ad essere occupata in questi eventi, peraltro eventi che si svolgeranno in periodo estivo, quindi con in cui i teatri, le stagioni dei teatri sono chiuse, quindi saranno pochi eventi, e evidentemente quindi non è un'apertura reale, non può essere considerata un'apertura reale. Se a questa segue una sospensione del sostegno ai lavoratori, questo può diventare un problema importante per tutto il settore, per cui per questo che il primo punto del documento d'emergenza che abbiamo inviato è proprio questo reddito di continuità. Il secondo punto è invece essere invitati a avere un posto nel tavolo di lavoro sia sulla riapertura, perché finora questa riapertura è stata decisa dalle istituzioni e la discussione sui protocolli è stata fatta solo con i datoriali, quindi con Federvivo, con Agis, ma non è stata fatta la presenza dei lavoratori e neanche delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. Per cui quello che si chiede è di essere presente a questi tavoli in cui si decide in che modo riaprire, ed essere presente nei tavoli in cui si decide in che maniera anche verranno destinati i finanziamenti, sia legati all'emergenza e sia i finanziamenti che comunque verranno distribuiti alle realtà che già ricevono FUS e che sono tenute di fatto a giustificare solo una percentuale molto bassa dei finanziamenti ricevuti, poi il resto potrebbero anche non investirli nel lavoro. E poi di essere presenti ad un tavolo che invece inizi una riflessione importante su una riforma del settore, quindi ripensare il settore culturale in generale, nello specifico quello dei lavoratori, delle lavoratrici dello spettacolo, a livello normativo è totalmente da ripensare, perché in questo momento la precarietà, quella che è propria e specifica di questo lavoro, ricade come rischio e come mancanza di tutele e di garanzie unicamente sui lavoratori. E si guarda al modello dell'intermittenza francese come un modello al quale ispirarsi, quantomeno, se non proprio da importare. E quindi chiediamo con forza questo. Il documento di emergenza è stato inviato il 19 maggio. E avevamo scritto che se non ci fosse stata risposta, saremmo scesi in piazza il 30, e stiamo scendendo in piazza perché risposta non ce n'è stata. La mobilitazione non si fermerà qui, continuerà fin quando non ci saranno delle risposte. Grazie mille a te, Elena. Grazie a voi grazie per il lavoro che state facendo anche voi. Buon lavoro. Grazie mille. E prima di passare al tavolo 4, do la parola a Daniela Pietrangelo di Mi Riconosci, sono un professionista dei beni culturali. Daniela, grazie. Eccomi, mi sentite, vero? Sì. Benissimo, ciao a tutte e tutte, vi ringraziamo a nome dell'associazione Mi Riconosci per questa possibilità che ci state dando, e vi facciamo anche salute per i lavori che state portando avanti. Non so se alcuni di voi ci conoscono già, ma farei una rapidissima introduzione su che cos'è Mi Riconosci. Allora, Mi Riconosci, sono un professionista dei beni culturali, nasce nel novembre del 2015 per chiedere proprio il riconoscimento giuridico delle professioni nel settore dei beni culturali, dignità lavorativa e retributiva. Nasce come movimento prima e come associazione poi dopo, con il fine
di non creare l'ennesima associazione di categoria, ma di unire in un unico raggruppamento tutte le professioni del settore dei beni culturali. Infatti nel nostro gruppo ci sono antropologi, diagnosti, paleontologi, storici dell'arte, guide turistiche ed educatori museali come me. E siamo presenti su tutto il territorio nazionale con diversi referenti e gruppi di attivisti. In questi anni abbiamo lavorato tantissimo sulle tematiche e su quelle problematiche che sono alla base del malfunzionamento dell'intero sistema e gestione dei nostri luoghi della cultura e del patrimonio tutto. E cerchiamo di fare informazione, di fare denuncia, di portare a galla tutte quelle strutture che gravano pesantemente nella nostra esistenza dei lavoratori. Insomma, conosciamo bene la realtà e le difficoltà del settore perché siamo noi stessi i primi ad essere precari, ad essere sfruttati, ad essere quotidianamente vilipesi. Siamo poi abituati a sentirci dire che nel nostro settore non ci sono soldi, che sono impossibili le assunzioni dei giovani all'interno dei musei, ma così come di archivi e biblioteche, e siamo purtroppo abituati anche a sentire che un dissuasore, costa meno di un custode. E queste sono le parole dette appunto dal direttore, del responsabile della direzione musei, Antonio Lampis. Bene, quando poi ci viene offerto un lavoro, questo dovremmo farlo ovviamente senza essere pagati. Questi sono problemi che in Italia ovviamente esistono da decenni e che sono causa di scelte politiche sbagliate che vanno assolutamente superate. E ne siamo ormai fortemente coscienti e per questo ci impegniamo anche in concreto a portare avanti proposte di legge, a presentarle a vari rappresentanti in Parlamento. Abbiamo poi denunciato l'abuso di volontariato, che viene chiamato volontariato, ma che sostanzialmente è lavoro non retribuito e che per il nostro settore è una vera e propria piaga. Poi abbiamo parlato del precariato, degli stipendi nel settore dei beni culturali che sono vicini alla soglia di povertà. Abbiamo avviato diverse inchieste e in una è venuto fuori che nel settore in media i lavoratori guadagnano meno di 8 euro l'ora e in una nostra inchiesta il 63% dei lavoratori ha dichiarato di guadagnare meno di 10.000 euro l'anno. Insomma, nel nostro settore sono poi pochissimi i lavoratori contrattualizzati ai quali ha applicato il giusto contratto, che è il Federculture. Molti di noi invece viene applicato il multiservizi. Poi la maggior parte di noi invece lavora con contratti a prestazione occasionale, con partita IVA, con contratti a chiamata, insomma, che voi stessi conoscete benissimo. E, insomma, sono tutte, noi facciamo parte di quelle categorie che hanno subito pesantemente il lockdown e che sono stati i primi ovviamente a pagarne le conseguenze già dalle primissime settimane. Infatti in un'inchiesta che abbiamo avviato proprio a marzo per 3 settimane che abbiamo chiamato Cultura e Lavoro ai tempi del Covid-19 si è evidenziato proprio questo, che la maggior parte dei lavoratori nel settore cultura, anche cinema e teatro, quindi non solo beni culturali, si sono ritrovati senza reddito già dalla primissima settimana di serrata. Poi abbiamo parlato di turismo distruttivo, dell'overtourism, appoggiando ovviamente un turismo di qualità che sia utile al territorio e non al profitto. Abbiamo denunciato più volte la concezione e l'uso aziendalista del nostro patrimonio. Abbiamo poi spiegato il perché è sbagliato cedere pezzi di gestione e anche quindi di relativi introiti del patrimonio pubblico ai privati. Il caso emblematico che è uscito tra l'altro anche in queste settimane è quello del Museo Gizio di Torino, ma è notizia freschissima questa di oggi anche il Teatro Regio, sempre di Torino, con un buco di bilancio di milioni di euro. Infatti l'ex sovrintendente è indagato per corruzione. Quindi ancora questo testimonia e conferma che la gestione privatizzata del nostro patrimonio non riduce gli sprechi. Ciò che riduce gli sprechi invece è una buona gestione e delle
delle buone regole. Bene, e tutte queste tematiche sulle quali noi lavoriamo da tantissimi anni sono venute a galla maggiormente appunto con l'emergenza sanitaria causata appunto dal Covid. Per questo, insomma, siamo scesi in piazza oggi in diverse città come Trieste, Venezia, Bologna, dove abbiamo maggiori attivisti, per ribadire nuovamente che il settore ha bisogno di scelte coraggiose, che lo Stato deve fare la sua parte e tener conto di centinaia e centinaia di lavoratori e del futuro del patrimonio nazionale. Insomma, è evidente a tutti che è mancata una regia dietro questa emergenza, anche nella fase 2, e soprattutto ciò che continua a mancare è una pianificazione per il futuro. Beh, dal MIBAC e tantomeno dal ministro Franceschini sembrano insomma non arrivare delle scelte adeguate. Sembra che appunto non abbiano proprio una vaga idea di come intervenire. Basta solamente appunto pensare e vedere come è stata gestita la riapertura dei musei. Solo circa il 20% dei luoghi dell'apertura hanno della cultura hanno riaperto, e non per una mancanza di sicurezza, ma per una mancanza di fondi e per una gravissima carenza di personale. E per questo siamo scesi in piazza oggi per chiedere investimenti alla cultura, alla ricerca, per avviare un piano d'assunzioni. Per ribadire appunto, come molti altri prima di me hanno detto, un reddito alla persona per superare questa fase di emergenza, affinché non vi è una vera e propria ripresa e che diventi poi un reddito di base. E che tutte quelle realtà, come ad esempio associazioni culturali, magari piccole, che hanno un valore fondamentale sui vari territori, hanno bisogno di un sostegno ora più che mai per ripartire. Perdonami il tempo, purtroppo è stretto, hai ancora 30 secondi. Sì, vado velocissima, perché in queste settimane abbiamo lavorato tantissimo su come affrontare il futuro, e abbiamo fatto anche noi una nostra proposta che abbiamo chiamato Sistema Culturale Nazionale. Insomma, siamo convinti che la cultura sia un diritto così come la salute. Sul nostro sito poi abbiamo pubblicato diversi articoli, e vi vorrei veramente leggere un pezzo di uno di questi e poi lascio la parola agli altri. In uno di questi si legge: il sistema culturale nazionale che abbiamo in mente deve raccogliere e coordinare in un'ottica collaborativa organica tutti gli istituti e gli spazi culturali del paese, puntando ad offrire servizi culturali di qualità a tutti e per tutti, e creando come obiettivo la crescita sociale e culturale della comunità, sia essa locale o nazionale. Si basa sul principio che ogni cittadino abbia il diritto alla cultura, e la cultura serve a creare consapevolezza e forgiare la democrazia, e che l'esistenza stessa degli spazi culturali debba avere come fine ultimo quello di creare inclusione sociale e benessere diffuso. Grazie. Grazie mille a te, Daniela. E adesso passo la parola a Diego Bergamaschi, che modera i lavori del tavolo 4.